Vittorio, ci siamo. Buongiorno a tutti. Siamo in diretta dall'Enada, Fiera del Gioco qui a Roma. Abbiamo ospiti illustri per qualcosa di molto importante per noi. Lo avevamo annunciato e stiamo partendo alla grande. Minacciato, non lo so. Sì. L'avevamo detto. E oggi c'è il lancio ufficiale di People's Web TV. Io ti lascio presentare i nostri ospiti e poi stapperemo la bottiglia che darà il via. Poi dimmi quando cominciano a trasmettere che io scappo via, perché stiamo già trasmettendo. Allora, passo subito a dire, è un momento veramente emozionante, per cui mi si incespicano un po' anche le parole. Abbiamo qui con noi il Bill Gates del poker italiano, Fabrizio D'Aloia, presidente di Microvay. Ciao Fabrizio. Buongiorno a tutti voi. Vittorio, come al solito, oltre che emozionante, quasi imbarazzante nelle sue presentazioni, ma sicuramente è un momento emozionante per tutta la famiglia People's. Oggi, con la partenza della People's Web TV, il circuito di gioco People's entra ufficialmente nel mondo dei media tradizionali, ma con un cuore altamente tecnologico e digitale. Quindi, non a caso, questo evento accade oggi, perché accade in contemporanea con la presentazione qui in Enada di una serie di prodotti nuovi all'interno del circuito di gioco, che sono di grosso interesse anche per una parte del pubblico che fino ad oggi in qualche modo era ai margini. Che poi presentiamo. Esatto. Adesso lasciami dire però che noi siamo partiti, per questo dico che sei il Bill Gates del poker italiano, siamo partiti 2 anni fa da zero con il poker online, oggi siamo la prima poker room in Italia e la quinta nel mondo. Beh, è stato un bel correre, è stato un bel passo. Sicuramente è stato un bel correre, perché abbiamo dovuto recuperare un gap tecnologico di diversi anni rispetto ad altri competitors che hanno avuto modo di maturare esperienze significative sul circuito internazionale. Noi siamo riusciti ad avere risultati brillanti anche su un mercato regolamentato, quindi con molti vincoli di gran lunga più complessi di quelli che ci sono sui mercati internazionali, ma soprattutto con la forte limitazione della mancanza del gioco cash, che siamo pronti a colmare al più presto. E che ci arriveremo, speriamo, nel più breve tempo possibile. Però Fabrizio, uno dei meriti protagonisti poi di questo grandissimo successo, sono stati i nostri concessionari. E qui noi abbiamo in loro rappresentanza Fabio Darè di Bassano del Grappa. No, quindi tu te intendi anche di Nardini, di Grappa, oltre che di Game, no? Oltre che di Game. Anzi, diciamo che le due cose magari si associano bene. Facciamo bene, infatti auguriamo sempre ai nostri giocatori di poter festeggiare, sì, come festeggiamo noi oggi con un'ottima bottiglia, mi sembra, di un buonissimo vino italiano. Fabrizio, cosa vuol dire essere un concessionario? Essere un concessionario Microgame vuol dire partecipare... Fabio, scusate. Sì, Fabio. Essere concessionario con un provider come Microgame vuol dire avere la possibilità di dare ai propri utenti e clienti un ottimo tavolo di poker, dove potersi divertire, giocare, competere l'uno contro l'altro, partecipare ad eventi importantissimi, quali tornei live, che continuiamo a proporre costantemente, praticamente con scadenze quasi mensili ormai, e ci auguriamo che per il futuro questo possa continuare sempre con maggior successo. Grazie. Fabrizio, noi stiamo preparando, abbiamo già preparato, perché adesso abbiamo tagliato virtualmente il nastro, una televisione. Noi vogliamo che al centro di questa televisione ci sia il giocatore. Il giocatore deve essere il protagonista sempre del nostro prodotto. Credo di interpretare anche il tuo pensiero. Il giocatore è sempre stato al centro della nostra progettualità. Non a caso la piattaforma di gioco a distanza di Microgame è stata la prima a coniare lo slogan del giocatore che ha la possibilità di operare dove, come e quando vuole. La nostra multicanalità ha messo il giocatore al centro del suo mondo, il gioco, dandogli la possibilità di accedere non solo col web, ma anche con il telefono, con il telefonino, con il totem, con i punti vendita su strada. Qui in Enada presentiamo la
versione per la piattaforma Apple, iPhone e iPad delle nostre applicazioni più importanti, quindi il betting, il poker e il bingo. Quindi rinnoviamo assolutamente il nostro interesse nel porre il giocatore al centro della nostra progettualità. Ma soprattutto vorrei ricordare che il successo del circuito di gioco Peoples è un successo distribuito su tutta la famiglia. È sicuramente da riconoscere il ruolo guida di Microgame, ma è assolutamente da riconoscere e da valorizzare sempre di più il ruolo di propulsori di business che hanno i concessionari. Il nostro è un modello di imprenditorialità diffusa con ruoli ben distribuiti, non in sovrapposizione, e ben organizzati e coordinati tra di loro. Il circuito di gioco Peoples è diventato una case history che è allo studio delle maggiori business school internazionali. Non è soltanto tecnologia condivisa, non è soltanto necessità di avere una liquidità condivisa, ma è un concept molto più ampio che stanno iniziando a capire anche i nostri concorrenti e che sta diventando oggetto di studio sempre più approfondito nelle maggiori business school internazionali. E di questo ovviamente ce ne rallegriamo, ma allo stesso tempo siamo consapevoli del fatto che questo modello va evoluto, va perfezionato per poter essere sempre un passo avanti agli altri. Fabrizio, questa è davvero l'ennata delle grandi novità. Ne accenniamo qualcuna. Le vediamo in quei corner, il cash, i giochi da casinò e quant'altro. Stiamo andando veramente verso il paese dei balocchi. Beh, sicuramente c'è un bisogno inespresso nel consumatore di poter avere la possibilità di giocare sempre e dovunque. Le nuove normative, le nuove tecnologie consentono sempre di più di poter affiancare l'attività ludica all'attività più tradizionale lavorativa, per cui il gioco sarà sempre più pervasivo e noi ci adopereremo affinché questo avvenga nella maniera più sostenibile e ovviamente più garantita possibile. Nel corso di questa fiera poi noi siamo a disposizione, siamo qua per questo, d'altra parte per presentare con anche esempi, con simulazioni, per ora in modalità for fun, per divertimento, tutte queste nuove possibilità proprio di gioco. Fabio, anche voi come concessionari immagino avete un'attesa molto molto attenta. Assolutamente sì, siamo curiosi di vedere queste nuove proposte, come saranno accolte dai nostri clienti, e c'è tutta la nostra volontà di offrirle il prima possibile. Benissimo. Ivan, noi poi in questi mesi abbiamo davvero sviluppato molti linguaggi, per esempio abbiamo accresciuto le presenze molto molto gradevoli che adesso sono diventate nostre testimonial, e qui sei molto più attrezzato tu di me per riferire. Solo perché ricordo meglio i nomi. Allora, Silvia Freire e Cristina Polgar sono diventate le nostre testimonial ufficiali. Loro ci rappresentano, abbiamo anche qui molte immagini del backstage del calendario che hanno realizzato, dello spot televisivo che hanno realizzato per noi, spot del bingo, ci sono diversi spot del poker. Allora, io ti dico anche, tra qualche minuto partirà il palinsesto, il primo palinsesto ufficiale, dove c'è qualche nostra registrazione anche. Ci saranno tutti quelle, gli quelle che però io tutti taglio, mi defilo. Sì. Io nel frattempo vorrei che Martina, la nostra sorridentissima hostess, aprisse e stappasse questa bottiglia per fare un brindisi. Cediamo, con cediamo la parola a Martina. Cioè, Martina ha detto non voglio parlare perché sono timida, però stapperò la bottiglia e... Parla con i gesti. Sì, 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 sì. Vai Martina, grazie. E così Vittorio facciamo... A proposito del calendario vorrei evidenziare che è diventato un oggetto cult ancora prima che esista. Sì, ecco. abbiamo un numero di richieste per questo oggetto misterioso che supera di gran lunga quella che è la tiratura limitata che andremo a fare, tutta rigorosamente numerata e in una piccola serie anche autografata dalle nostre modelle. Per cui si è scatenata una corsa al web e già su eBay
ci sono le prime aste di un oggetto che ancora non c'è. Sono i nostri miracoli questi. Che ci inorgoglisce. Questi sono davvero i nostri miracoli. Intanto mi pare che lo champagne abbia cominciato a scorrere a fiumi. Ecco, a proposito di champagne, parola magica. Beh, intanto magari intanto brindiamo. Noi invece siamo una casa di gioco molto molto italiana. Uno dei nostri punti di forza è che la nostra piattaforma è stata elaborata e sviluppata in Italia a misura proprio del giocatore italiano. Sicuramente questo è un plus. Una filiera corta. Non solo, ma soprattutto è un vestito su misura per le esigenze del giocatore italiano. Non abbiamo importato piattaforme nate per altri standard, per cui sicuramente il giocatore italiano ritrova quello che è il lifestyle del tipico del mercato italiano. Ed è proprio al giocatore italiano e ai membri del People's Network che va il nostro augurio, sì, insieme alla Web TV. Ci concediamo questo brindisi? Stacchiamo un attimo col microfono. Allora, Vittorio, noi a questo punto con questo brindisi diamo il lancio ufficiale, parte ufficialmente. Sì, ecco, facciamolo sapere. Ecco. C'è un motivo che qualche volta spiegherai di come mai ci sia questa consuetudine di fare suonare, di far suonare, lo spiegheremo. È... Così deviamo un po' magari. Importato dalla cultura araba. Ecco, bravo, un amico, poi ti racconterò. Allora, parte ufficialmente il palinsesto di People's TV, noi siamo pronti e cominciamo questa nuova grande avventura. Grazie a tutti per averci seguito dalla diretta, partiamo con il palinsesto. Grazie.